Ciao, oggi ti parlo in questo video dell'importanza di avere in fase di preparazione dell'unghia naturale, prima di applicare il semipermanente, l'importanza di avere di saper limare le unghie della stessa lunghezza e soprattutto anche della stessa forma. Allora, la prima cosa che c'è da sapere è che non solo è una cosa estetica, quindi visibilmente l'occhio, come si dice, vuole la sua parte, quindi esteticamente avere le unghie di tutta la stessa lunghezza e dello stesso stessa forma è praticamente visibilmente più bello, ma non è solo questo, è anche una questione di tocco. Se io faccio un'unghia più lunga, un'unghia meno lunga, la mano riceve degli urti diversi e quindi possiamo comunque farci male e dare pressioni diverse sull'unghia. Quindi una si potrebbe spezzare, l'altra riceve meno pressioni perché diciamo che è come se andassimo a prendere e appoggiare in questo modo con un'unghia più corta. Quindi che vuol dire? Che la pressione che andiamo a fare non lo andiamo a fare contemporaneamente su tutte le unghie, ma l'andiamo a fare solo su determinate unghie, quindi sarà maggiore. A questo punto andiamo a dare più sforzo che sull'unghia lunga che sull'unghia corta. E questo non va bene. La cosa deve essere omogenea per cercare di spalmare questa pressione che noi facciamo anche minima quando prendiamo gli oggetti, quando apriamo una porta, quando facciamo qualsiasi cosa, se va comunque divisa tra tutte le unghie è minore. Allora, che cosa succede? Che le unghie sono diverse. Adesso non posso farvele vedere su unghie naturali. Prendo l'altro cellulare, al limite prendiamo una fotografia dal web. Non posso far vedere su unghie così perché io ce l'ho ricostruite. Allora, iniziamo da qui. Questa è una tipologia di unghie che finisce qui e poi tiene questo bordo libero qui. Il bordo libero sarebbe l'unghia che esce fuori al popastrello, quindi è tutta quell'unghia che cambia anche colore, diventa più grande, più bianca e non fa parte, non è appoggiata sul dito, quindi si chiama bordo libero perché addirittura non è collegata a non è collegata al dito né tantomeno a tutto quello che c'è sotto, quindi nessuna cellula, nessun vaso sanguigno, di conseguenza è morta, è libera. Infatti, quando la tagliamo, noi non ci facciamo male. Invece, quest'altra tipologia di unghia ha il bordo libero, ma è più corta. Allora, per farle uguali, innanzitutto si parte sempre dall'unghia, ovviamente quella più lunga, ma il parametro fondamentale che bisogna prendere quando bisogna fare la prima, diciamo, guardata delle unghie per vedere dove dobbiamo andare ad agire prima è questo, il lato delle cuticole. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna prendere le dita e metterle così, vicino dove sono le cuticole, quindi vicino così, così si vanno a stabilire tante cose. Si mettono le prime tre dita, le principali, vicino, si vede qual è la l'unghia, quella più lunga, e si inizia ad agire così. Di solito si tende a basarsi sul bordo libero. E non bisogna basarsi sul bordo libero perché la distanza tra la cuticola e la fine del dito non è a tutti uguale. Quindi voi dovete guardare innanzitutto che distanza ha dalla cuticola alla fine del dito. Definire così il bordo libero. Quindi se questa che è più lunga possiamo arrivare a un centimetro,
Questo che ha una distanza più piccola dovremmo limare di meno per arrivare allo stesso centimetro di questo, in modo che quando le andiamo a mettere vicino risultano uguali. Quindi la cosa che bisogna fare è mettere le dita tutte vicino. Adesso non guardate le mie che sono piene di difetti, ma io le faccio sempre in modo molto veloce, quindi non vado a perfezionare, l'importante è che ce l'ho comunque sempre bene o male sistemato. Lo so che sono il mio biglietto da visita per il lavoro che faccio, per il fatto che comunque insegno, ma il tempo diminuisce sempre di più e quindi tutti gli errori sono tutte sulle mie mani in pratica. Allora, il parametro fondamentale è avvicinare tutte e due, avvicinare le cuticole, quindi le dita in questo modo. Lo potete fare in questo modo così con la cliente, o addirittura potete girare la mano della cliente e fare questo movimento qui e guardarle anche da questa prospettiva. Diciamo che sono due prospettive diverse, ok? Bisogna guardarle in tutte e due le prospettive. Per quanto riguarda invece la forma, bisogna guardarle insieme. Allora, bisogna avere comunque una prospettiva dell'insieme, e adesso vi spiego anche il perché. Anche quando noi, per esempio, andavamo a scuola, usavamo le squadre, i righelli, quando io uso un righello e devo fare tante linee dritte, ok? Se la faccio da quest'altro lato, perché ho la visibilità di quella che ho fatto prima, posso già prendere i parametri e farla uguale. Se tutto questo lo vado a coprire e di conseguenza ne devo fare un'altra di linea, si vede che in pratica è storta, perché io non ho visibilmente con i miei occhi la visione dell'insieme, quindi la visione delle altre due. Allora, prima si va ad aggiustare la lunghezza, dopo si va a dare la forma. Se la vogliamo quadrata, sappiamo che dobbiamo limare i laterali e il bordo libero così. Se la vogliamo rotonda, dobbiamo a questo punto andare dai laterali verso la punta, dai laterali verso la punta, e poi fare le altre. Quindi si parte da una, si poi fanno le altre nello stesso modo. Se la vogliamo ancora più rotonda, facciamo i laterali dritti fino ad arrivare a questo puntino qui che dobbiamo arrotondare. Quindi dobbiamo andare a togliere completamente i laterali, quindi i laterali, io parlo del bordo questo è il bordo libero, quindi io parlo di questi laterali. Poi dall'angolo alla punta, in base alle forme, noi dobbiamo andare a posizionare il laterale, l'angolo, questo qui, posizionare l'angolo, oppure andarlo a togliere completamente, quindi arrotondare, diciamo, tutta l'unghia, in base alla forma che vogliamo dare. Ma la forma ovviamente si vede anche da come è fatto il dito. Per esempio, le unghie che voi vedete in foto e la modella che voi vedete in foto non ha un letto, questo si chiama letto ungueale, non ha il letto ungueale dritto così, ok? Il letto ungueale come ce l'ha? Adesso ve lo faccio vedere. C'ha la cuticola piccola, piccola piccola, poi non so se riesco a disegnare proprio perfettamente, si stringe qui e qui si va ad aprire, cioè ce l'ha rotonde ma le cuticole sono piccolissime, non ce l'ha dritto così. A questo punto, per slanciare di più, io questa zona qui
che sarebbe il bordo libero, vado a rotondarla per farla sembrare visibilmente più larga, in modo che giungendo poi ai laterali diventa tutto dritto, quindi tutto omogeneo visibilmente, anche se non è così, perché avendo la cuticola piccolina, cioè la cuticola ce l'ha proprio, il giro cuticolo ce l'ha piccolino, e poi forse così. Ecco, l'unghia è praticamente in questo modo. Allora io che cosa devo fare? Devo andare ad aggiustare. Vado sempre anche con il semipermanente a limare questa parte qui. Limo questa parte qui, arrotondo questa per giungere vicino e vado a posizionare la base in questo senso qui. Non mi vado ad aprire per metterla dappertutto, anche sui laterali che scendono, perché se io vado a mettere, a stendere il pennello sui laterali che scendono, la base mi si va ad aprire così, e quando vado a mettere il colore mi si apre così e non sarà più un'unghia omogenea. Quindi la cosa importante è vedere la lunghezza in base al giro cuticola. Quindi mettere queste tre unghie insieme per vedere la lunghezza. Per quanto riguarda la forma, e anche se fate un semipermanente rinforzato, quindi una piccola struttura sopra che poi vedremo negli altri video, e quindi dobbiamo dopo andarla anche a limare per aggiustarla un poco, vale il discorso di tenere presente le altre insieme, perché sennò vengono diverse come sono queste. Queste sono diverse perché io, non avendo tempo, dovendo staccare di continuo, io le faccio un'unghia alla volta, non le vado a fare insieme. Ok, quindi spieghiamo anche il metodo più che altro per le clienti, quando andate ad agire sulle clienti, ma quando andate ad agire anche su voi stesse, no? Cosa si fa? Il pollice deve essere separato. Infatti, se vedete, il pollice ha una lunghezza completamente diversa. Questi sono gli errori che non dovete fare, ma che stanno tutti su questa mano qua, proprio perché io non agisco in modo corretto. Allora, il pollice deve essere diverso perché la mano nella lampada non si mette così, ma si mette con il pollice innanzitutto dritto sempre. Ok? Ma il pollice deve essere polimerizzato. Così, quindi deve andare dritto e solo e deve essere fatto a parte. Allora, noi che cosa facciamo? Andiamo ad opacizzare tutte le unghie, andiamo a togliere le cuticole a tutte le unghie, poi sgrassiamo bene tutte le unghie e la mano non deve essere più toccata. Mettiamo i preparatori. Aspettiamo senza toccare, mi raccomando, lo ribadisco, sull'unghia, o senza che la cliente incominci a fare così, incominci a guardare, incominci a toccare qualcosa. No, questa è una fase molto delicata e loro devono stare con le mani così aperte perché possono anche toccarsi e quindi sporcarsi. Allora, preparazione, preparatori, e andiamo a passare base su tutte e quattro le dita principali. Mettiamo in lampada tutta la mano, mai col dito fuori così, perché sennò qui la mano tende a fare in questo verso qui e quindi non si asciuga bene. Per tenere la mano dritta in lampada deve essere necessariamente messa con il pollice, anche se non è fatto. Quindi pollice, mano in lampada. Quando andiamo a togliere la base, andiamo a mettere la base al pollice. Poi io di solito mi completo il pollice con i colori. E vado a, quando lo faccio sulla modella, insomma, mi completo il pollice con i colori e poi vado a mettere il colore su tutte e quattro, vado a mettere il lucido su tutte e quattro, alla fine poi pensiamo alla nail art.